Il Carpi in Serie B. Un sogno che si realizza dopo 104 anni di pallone in biancorosso. Abbonati alla storia. Sottoscrivi il tuo abbonamento per vivere l'emozione della Serie B allo Stadio Cabassi. Vendita presso la sede di Via Marx 26 a Carpi. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni e prezzi, consulta il sito www.carpifc1909.it. Dato bugiardo, l'hai detto tu, è difficile digerirla, quello sì, perché con partite di questo genere, di questo tipo, è assurdo uscire sconfitti, perché abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto spesso predominio del campo e su una situazione del genere abbiamo subito gol, dove tra l'altro eravamo anche abbastanza, cioè, disposti anche bene, non è che abbiamo preso un contropiede, quindi purtroppo sì. È facile commentarla e scotta e scoccia soprattutto aver perso una partita di questo tipo. Siamo arrivati al cross, siamo arrivati su palle conquistate, siamo arrivati con la manovra e anche con le spizzicate. Ci siamo arrivati in tutti i modi, con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti, sulle palle native con i difensori. Più di così manca chiaramente il gol, che è la cosa determinante per vincere le partite, per concretizzare il lavoro di tutta la squadra, e dobbiamo essere sicuramente un po' più bravi e dobbiamo anche per forza di cose acquisire un po' più di consapevolezza, di fiducia, perché a volte quando arriviamo al tiro, alla conclusione, non siamo sempre molto così determinati, ma non nel senso di cattiveria perché non si vuole far gol, ma nel senso che non si ha la fiducia, la certezza di poterlo fare, e questo nasce quando riesci a far gol per qualche volta. Allora qui a senso unico, però in quelle classiche partite che quando la butti dentro per 70-80 minuti prendi la beffa, come cioè se qui ve la faccia giù a pensare alle occasioni sprecate, però se giochiamo come abbiamo giocato oggi, secondo me ne perderemo poche, però vediamo. Mi sono mangiato anche un paio di golletti, quindi da un po', ripeto, c'è tanto rammarico, però ho cercato di entrare in campo nel migliore dei modi e per dare il massimo, però non è bastato. Colleghi, io di partite così ne ho perse poche in carriera, perché una partita dove domini assolutamente, hai il pallone del gioco per 70-80 minuti, dove riesci a mettere in pratica tu qualche buona trama di gioco, abbiamo provato molto sulla palla lunga e sulla seconda palla, perché avevamo Eddy che è molto alto in avanti, quindi la spizzava e Sgrigna che girava dietro. Palle sulle esterne e cross in aria, non so quante volte abbiamo tirato in porta e abbiamo trovato un ottimo portiere, perché Di Gennaro ha fatto dei grandi miracoli. E dispiace, noi abbiamo fatto credo il massimo, perché oggi veramente ci sta poco da darci conto, perché comunque magari ci sono delle partite dove abbiamo espresso un gioco non brillantissimo e vedi con l'Empoli, e quindi lì abbiamo fatto un mea culpa. Ma oggi abbiamo fatto il massimo, abbiamo preso gol sull'unica occasione che poi è stato un tiro così fatto dal loro esterno e la palla è schizzata, il portiere era coperto, non so se poteva fare qualcosa, però era abbastanza.